Bellissimo. Allora, ciao ragazze, volevo provare insieme a voi delle novità make-up che ho preso negli ultimi 500 anni che non faccio video. Come vedete, se mi seguite su Instagram, compro sempre trucchi, ma non ho mai tempo di fare i video perché purtroppo sono un pochino più impegnativi come tempistiche. E niente, volevo farvi vedere, solo a viso pulito ho messo la crema e il contorno occhi e volevo farvi vedere questo qui che ho preso a Sephora Via del Corso, costa 48 euro, ma è molto molto rinomato, quindi vediamo un po'. Si presenta nella scatoletta così e viene descritto come Unicorn Essence Skin Enhancing Antioxidant Serum, quindi un siero antiossidante. Dice di applicarlo o sulla pelle pulita prima dell'idratante o come primer prima del trucco. Vediamo un po'. Ah, un profumo buono, tipo a frutta. Molto, molto buono. Se guardo qua è perché ho lo specchio qua. Quindi non lo sento oleoso. Diciamo che asciuga subito. Cerco di essere veloce, magari se no faccio due dirette, una diversa dall'altra, se no questa dura 3 ore e mezza, non va bene. Allora, sì, c'è una rosa a faccia in giù sotto, vabbè, sorvoliamo. E questo è il risultato, vedete com'è più luminosa la pelle. Poi stavo usando come fondotinta, ecco, d'applicazione veloce, questo qua in mousse di Essence. Questo è nella tonalità 3, Matte Honey. E quando vado di corsa mi piace metterlo così al volo, sempre con un pennellino di Essence che ho preso ultimamente. Questo è il contouring brush, ma io lo uso per il fondotinta. Mi piace mettere poco prodotto alla volta e sfumarlo per bene. Comunque mi dà un bel colorito questo qua. Poi risulta anche leggero e ha un effetto come cipriato. Vedete? Dato subito già un po' di colore, sembra che ho il nasone, vabbè. E ecco qui sulla fronte. Soprattutto volevo farvi provare una cosa che ho preso l'altro giorno, che mi sono comprata online. Sto per dire mi è arrivata, ma non mi è arrivata perché nessuno mi regala nulla. Quindi niente. Vedete come subito ha dato uniformità, però non è che copra tanto tanto, cioè a me non piace metterlo tanto perché poi mi dà effetto mascherone e non mi piace, però è carino, vedete. Poi costa 4,49 euro, molto molto carino. Ok, poi invece come correttore uso questo qui di NARS, che mi piace un sacco. È il Custard e io normalmente lo metto con la Beauty Blender. Mi piace perché copre un sacco e dura un sacco altrettanto. Cioè, vedete? Non è che ho gli occhi gonfi. Però, come si può notare, copre un sacco, vedete la differenza. Ed illumina veramente. Poi mi piace tanto anche quello di Essence, però ultimamente sto usando questo, mi piace un sacco. Extra consigliato. Poi mi sta finendo il fondotinta il mio, quello Urban Decay All Nighter, che mi piace tanto. Magari vi lascio poi la scheda o qualcosa al video dove lo faccio, recensisco. Però voglio vedere se arriva quello di Huda e compro quello, che mi piace. O addirittura se arriva quello di Rihanna, magari. Ok, ecco, questa è la copranza, ottimo, cioè guardate quanto ha coperto. E poi vado a fissare con una cipria che ho comprato, famosissima. Questa qui l'ho presa alla Rinascente Nuova, a Via del Tritone. È la Laura Mercier Translucent Powder, nella versione original. L'ho già provata da un po' di
giorno, da quando l'ho presa sarà già un mese e due, se non sbaglio. E devo dire mi piace perché fa durare tanto il trucco e opacizza tanto, quindi molto molto buona. L'altro giorno volevo prendere quella nuova di Too Faced, ma era finita. Anche la texture di quella era veramente particolare, molto molto setosa, molto bella. Questa è molto carina perché opacizza veramente tanto e tiene veramente a lungo, veramente molto molto buona. Vado con un pennellino piccolo a spolverare il resto su tutto il viso. Poi, come per le sopracciglia, mi piace utilizzare sempre questo che è il Cabrau. Molti di voi l'avranno già visto, lo conoscono. L'altro giorno non so dove ho lasciato il pennellino, quello con il pettinino, e mi si è perso. Quindi vado a usarlo con questo qui che mi piace, appena è nuovo è molto, molto di precisione. Mi piace come va a fare il sopracciglio, lo ridefinisce molto molto bene, quindi molto molto buono. Vado. A fare un'ondina, cioè vado a ricreare il mio sopracciglio dove manca. Cioè poi non capisco come faccio a perdermi le cose, mi sono persa il fissante di Benefit, quello trasparente, non so che fine abbia fatto, se gli ha risucchiato casa mia, non lo so. E poi ho perso anche una matita marrone per le labbra di MAC. Anche quella non so che fine abbia fatto. La cosa brutta è che mi piaceva, le usavo. Cioè, sono cose che usavo, quindi non so dove le avrò perse. E poi vado a riempire. Occhio, all'inizio non calco mai. Non calco mai. Porto verso l'alto in questo modo. Vedete la differenza tra questo che è fatto e questo che ancora non è fatto, quindi molto carino. Poi sì, non so se alcuni di voi avranno visto il mio ultimo video e non avevo ancora i capelli così lunghi e biondi, sono tutti biondi adesso, sono solo neri sopra, e li ho fatti da 2 settimane fa forse, dalla mia parrucchiera di fiducia, che mi fa molto bene, mi piacciono tanto. Poi ho comprato sempre il giorno che ho preso l'olio di farsali, a via del corso ho preso l'olio di Kerastase che mi era finito, questo è quello finito, quello nuovo sta dietro al telefono che fa da cugino. E questo qui è l'Elixir Ultim Oleo Complex di Kerastase, mi sembra che veniva 39,90. Però sono 100 ml di prodotto, ma veramente molto molto buono perché appena lo mettete, io lo metto prima di pettinare i capelli e dopo averli asciugati in modo che sembrano piastrati. Molto 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 buono. Mi piace un sacco. Poi ho altri oli più low cost. Ciao Sonny. Perché come siamo in diretta possono commentare. Sono più low cost, uno è del Lidl, l'altro è dell'Eurospin, e oddio mi sono macchiata, e sono più low cost, però quello di Kerastase è il migliore, veramente il migliore, quindi consigliato, magari lo usate poco poco se non volete sprecarlo. Poi andremo a provare, ho preso un casino di cose di Huda, avevo registrato tempo fa un video sui prodotti della Birthday Collection di Kylie, ma non riesco a caricarlo, quindi se lo caricherò in ritardo ormai, tra un po' esce la nuova collezione, io ancora sto con quella di Birthday. Vabbè, dettagli. Questo è molto molto comodo, anche perché vedete, anche se non ho il pennellino
Dai due lati, con quello che viene, riesco a farle le sopracciglia. Ok. Lascio così. E poi volevo farvi vedere. Avevo comprato tempo fa, avevo messo la foto su Instagram. Avevo preso questa, la Daily Mood di Mulac. Poi ho preso l'altro giorno la Toxic, e questa qui è la palette con il glitter, è bellissima, veramente bella bella. E niente, andiamo a provarli insieme. E poi anche la palette Huda, la Desert Dusk. Magari faremo un video apposito con i prodotti di Huda. Ho la Desert Dusk, la Rose Gold Palette. Ditemi voi quale video preferite prima, se quello della Desert Dusk, della Rose Gold. E ho anche questa, la palette degli illuminanti, è molto molto bella bella. E boh, scrivetemi un commento magari dopo con il video che preferite che faccio per primo, magari quello, oddio, non si sente bene. Quello di Huda, o la Rose Gold o la Desert Dusk, come volete. Prendo dalla Daily Mood questo colore qui, che è una specie di bianco, e vado a metterlo su tutta la palpebra. Non andremo a fare l'eyeliner né a mettere tanti colori, perché voglio far vedere appunto il nuovo mascara di Mulac, che anche quello ho preso, quindi non faremo un trucco troppo elaborato. Prendo poi un pennellino da sfumatura e prendo questo colore qui, lo vado a mettere nella piega in questo modo qui. Poi prendo questo colore qui dorato e lo metto qui nel doppio lacrimale, molto pigmentato, cioè guardate quanto è scrivente, scriventissimo. E prendo poi questa palette qui. L'altro giorno ho provato questi glitter qui, oggi proveremo questi che mi piacciono perché assomigliano a quelli della Desert Dusk, che ogni volta che metto quell'ombretto mi fanno i complimenti per quanto è bello. Assomiglia vagamente a questo qui, che si chiama Cosmo. È un pochino più giallo. Prendo la base, è una base molto appiccicosa che si va a mettere prima, quindi la vado a mettere qua e poi attacco i glitter, così andiamo a provare due cose in uno. Cioè, guardate i glitter come si sono attaccati. Stessa cosa dall'altra parte. Attacco la base e poi i glitter. Cioè, dovete premere piano piano perché sennò sono come messi lì così i glitter, cioè non si rovina se premete troppo. Eccoli i glitter. Ok. E adesso metto un pochino di colore anche sotto. E ho lasciato la palette, ah, eccola, che tipa. E metto un pochino di questo colore mischiato a questo sotto, per dare un pochino di, lo porto verso l'esterno, ecco, in questo modo. Una cosa, diciamo, molto easy.
adesso, l'altro giorno ho provato il mascara di Mulac, solo che non capivo se dovevo utilizzarlo per forza con il piegaciglia, perché io non lo uso il piegaciglia. Allora, viene in questa scatolina, un damascato molto molto carina, e questo qui è il mascara, che è molto grande. Sono 13,5 ml di prodotto. Questo qua invece è il mio altro mascara preferito del momento, che è la Lashes of the Day di Essence. E questo qui sono 12. E questi sono a confronto i due mascara. Però questo qui mi piace, ve lo consiglio, molto molto buono. Adesso andiamo a provare quello di Mulac. Piego le ciglia. Cindy consiglia di piegarlo, io ho questo piegaciglia qui di Sephora. L'ho comprato perché era fucsia, non perché io lo usi il piegaciglia, ma tanto per averne uno. Ok, vado a mettere un pochino di matita color burro, come al solito, dentro il mio occhio. Questa qui è la mia solita preferita di Essence, che scrive veramente tanto, guardate la differenza. Poi devo ripulire qua i glitter che hanno fatto un po' di fallout. Ok, allora, piego le ciglia. Non sono abituata a piegarle. Ok? E vado a prendere il mascara. Come vedete si presenta uno scovolino a cucchiaino. Preleva tantissimo prodotto, quindi bisogna stare attenti. E vado a portare verso su le ciglia. Scarica parecchio prodotto. E bisogna stare attenti a come lo si applica, come noto subito che stanno un po' così le ciglia, cioè non rimangono in piega tutte belle, cioè come sembrano come spettinate. Non so come spiegarvi. Poi la cosa che non si vede bene da questa fotocamera, però non sono tanto piegate come quando metto quello di Essence. Forse perché non ne ho tante, quindi il mascara pesa e quindi le porta giù, non saprei. Metto anche sotto. Poi mi incuriosiva la palette per il contouring di Mulac. Non so, ci stavo facendo un pensierino. Se qualcuna di voi ce l'ha. E questo qui l'effetto. Queste sono le ciglia senza mascara. E queste sono con mascara, una passata. E con il piegaciglia. Che dite? Non è male, per carità. Invece qua andiamo a mettere, non andiamo a piegare le ciglia e andiamo a mettere il mascara. Qui faccio sempre un movimento verso l'alto in modo che ci portino verso su le ciglia. E si pieghino.
Questo è l'effetto. Io ho sempre questa ciglia qua che è più lunga di questa. Quindi forse io me ne accorgo, gli altri no, ma mi accorgo che questa è più lunga dell'altra. Quindi questa è un pochino sfigatella. E ovviamente sempre questa è diversa da questa. Però devo dire che l'effetto con il glitter così è molto molto carino. Ok, tra 30 secondi andiamo a fare la seconda passata. Nel frattempo vado ad applicare un po' di terra. Questa qui è la mia preferita del momento, è la Butter Bronze di Physician Formula. Ha un odore buonissimo a cocco. Poi io ci ho messo questo pennellino perché sennò all'interno è un pennellino alquanto strano. Non è molto, molto pigmentata, è un effetto abbronzato naturale, non troppo. Molto carina per tutti i giorni. L'ho presa da OVS, dove vendono i prodotti Physician Formula. Vedete com'è naturale? E poi vado a mettere come blush, che ultimamente mi sta piacendo parecchio, è quello di Essence della nuova collezione, il Metal Chrome Blush. Questo qui è nella tonalità The Beauty and the Bronze, quindi è una specie di color bronzo. Prelevo poco prodotto perché è molto scrivente. E lo metto sulle guance, un pochino abbinato a qual trucco il bronzer e il blush. Ok, andiamo a rifare la seconda passata di mascara così vediamo, ecco, l'effetto finale. Vedete? Che si vedono un po' spettinate, cioè dal vivo si vede tanto. Però comunque fa il suo lavoro, cioè l'ha allungata e ha fatto tutto. Poi come illuminante, questo l'avevo comprato l'estate scorsa, ma purtroppo non ho avuto modo di mostrartelo in tutti i video che ho fatto. È il Glowgasm di Mulac, quindi mi stiamo usando un po' di prodotti Mulac. Andiamo ad utilizzare anche questo qui e lo vado a mettere con la spugnetta. È un po' appunto rosato. Ecco qua, vedete l'effetto com'è? È un po' colorato, infatti mi ricordo che una ragazza mi ha scritto su Instagram chiedendomi di questo highlighter. Vedete, è colorato un pochetto, cioè colora un po' di appunto di rose gold. E poi cioè, capito, sembra che ho portato il blush un po' sopra, vabbè, può piacere o non piacere. E poi volevo farvi vedere questa cosa qui che è stupenda. Ho preso sempre l'altro giorno a Via del Corso, è il nuovo Lip Injection Glossy. Quindi è la versione del Lip Injection ma colorata. Quindi non ho resistito, l'ho presa. E a me piace abbinarla con la matita Venus di Huda Beauty. Vado a contornare le mie labbra. Sempre un pochino overline, anche se a molti non piace, però purtroppo a me piace. Questo è il colore di Venus. Ok. E metto anche un po' qui. In questo modo faccio delle lineette guide. E vado a mettere il gloss. Non ha un odore buono come il lip injection normale, ha un odore
Però è colorato, vedete? Pizzica tantissimo, quella sì, se non mi piace non ve lo consiglio, perché vi pizzica veramente per tutto il tempo. Perché ovviamente lo descrivono come un gloss rimpolpante a lungo termine, quindi pizzica da parecchio, però vedete l'effetto, sembra quasi che ho appena rifatto le punturine, cioè è bellissimo. Quindi ragazze, questo qui è il look finito, vedete ci abbiamo messo solo 26 modici minuti e abbiamo provato un po' di prodottini nuovi. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti, quale vi è piaciuto di più, quale vi ha incuriosito di più e se volete magari un approfondimento. E niente, fatemi sapere anche su quale prodotto volete un prossimo video in diretta. E niente, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!